Wonder Radio nasce da un bisogno particolare che poi diventa bisogno condiviso. Nasce anche da un'amicizia, che poi sono diventate tante amicizie. Amici ascoltatori di Wonder Radio. Paolo, caro, ciao Paolo. Ciao Giampa, fuoco e fiamme oggi. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata della Perfista. Come stai Marco? Benissimo, benissimo, finalmente ancora in onda questa. Siamo una web radio, andiamo in onda tramite il web e non tramite l'FM. E facciamo la radio con i ragazzi non vedenti, ipovedenti e normovedenti. L'idea è nata un paio di anni fa, però si è concretizzata esattamente l'anno scorso. Avevamo l'idea ma non avevamo i mezzi. Abbiamo pensato di partecipare a un bando della regione Puglia. Siamo risultati vincitori del bando PIN Pugliesi Innovativi. Abbiamo iniziato con le attività propedeutiche a poi mettere in onda i programmi. Attualmente abbiamo all'attivo all'incirca una decina di programmi. Il bando è stata un'opportunità per noi, ci ha dato l'occasione di creare l'associazione e iniziare a fare radio. Il nucleo fondativo è di Terlizzi. Io sono arrivato a Wonder Radio praticamente dalle battute iniziali, da quando Annalisa mi coinvolse in questo progetto che era ancora in una fase embrionale. La radio è una passione che non mi ha mai abbandonato. La nascita di una nuova realtà radiofonica, anche se diversa rispetto a quelle tradizionali, rispetto alle radio in FM, subito mi ha entusiasmato e quindi abbiamo cominciato questo percorso insieme. È stato veramente facile poi coinvolgere anche le realtà territoriali limitrofe, quindi abbiamo Pia e Federica che vengono da Trani, Luigi viene da Ruvo, Paolo da Monopoli, ci sono due ragazzi che arrivano da Andria, tutti hanno la passione della radio. È stata la leggenda mondiale della musica, infatti ha scritto colonne sonore, si chiama Ennio Morricone e dal 1946 ad oggi collaboro da quando l'ho conosciuta tramite una persona che conosco, che lavora alla Lega del Filo d'Oro. Per me fare radio mi provoca gioia, felicità, serenità. Il mio programma si chiama La Fede Fiesta, che va in onda il sabato dalle 5 alle 6 di pomeriggio. Si compone di varie puntate, di cui io discuto di vari temi. Camarero, che se duerme se lo lleva la corriente! Sì, una puntata sulla Spagna, perché io amo la Spagna, infatti ho fatto un'esperienza, una vacanza studio durante il mese di luglio del 2013. Ma guarda, la vita è bellissima perché comunque fare radio per me ci devi mettere l'anima, il cuore, la romanticità, no? Si ride anche. Infatti la cosa più bella è che fuori onda puoi fare tutto quello che vuoi, puoi cantare, puoi fare le battute, ed è molto bello. 3, 2, 1. E che cosa devo dire, scusa? Benvenuti, questo è il nuovo appuntamento con Condotto, in diretta da Wonder Radio, appuntamento settimanale, come al solito, condotto da Nino e Annalisa, sempre di giovedì alle 19. Come i nostri web ascoltatori sapranno, Talk Talk è un programma che si occupa di raccontare le realtà sociali, economiche e culturali del territorio. Questa sera abbiamo come ospiti i ragazzi.
ragazzi del Villaggio degli Eroi. Intanto si tratta di un omaggio a Stevie Wonder. Il fatto di essere non vedente li ha sviluppato in maniera tale, tutti gli altri sensi e il suo talento, che sono davvero esplosi poi in una serie di dischi. E poi anche perché Wonder significa meraviglia, significa miracolo. Il logo può sembrare una coccinella. I puntini, che possono essere i puntini di una coccinella, in realtà sono le lettere in braille, la W e la R di Wonder Radio, che sono praticamente speculari. E cerchiando, quindi, ha poi sigillato o suggellato più che altro queste due lettere, Wonder Radio. E quindi ecco il nostro logo, a cui noi siamo veramente molto affezionati, anche perché è nato proprio da una nostra idea. Siamo stati contattati da tantissime realtà con le quali poi in maniera diversa siamo entrati in contatto, tramite laboratori, tramite collaborazioni di diverso tipo, ed è stato subito amore. Mi viene in mente la cooperativa Il Villaggio degli Eroi di Modugno, con la quale abbiamo festeggiato una giornata nazionale della disabilità. Li abbiamo ospitati qui, loro hanno fatto questi interventi al microfono, li abbiamo intervistati e per loro è stata una gioia infinita, e anche per noi. Queste iniziative ci riempiono di energia, davvero, non saprei dire altro, ci danno la spinta per andare avanti. Credo che la radio sia un bel progetto, una bella iniziativa, soprattutto perché è liberatoria e ci permette di esprimerci senza nessun tipo di barriera. Sono fiero di questo progetto perché siamo riusciti a tirar dentro tante persone con tante risorse diverse. Wonder Radio innanzitutto dà questa opportunità. Connetti le differenze, perché insomma è molto caro a noi questo argomento, questo tema. Ed è bellissimo perché dà l'opportunità a tutti di poter approcciarsi alla radio, di anche sbloccarsi umanamente, no? Io suono il pianoforte da quando avevo 6 anni di vita, è una cosa, è un mio hobby, perché suonare è emozione, suonare è come Fia le sue storie, ed è un programma molto fantastico, praticamente dove vengono raccontate le storie, quindi vengono discussi diversi temi, dalla mia esperienza fino a temi attuali. Emozionarsi, creare gioia, creare emozioni. Io voglio raccontare un aneddoto. Abbiamo fatto un programma sull'amore e ci siamo emozionati. Vi ringrazio per l'ascolto di questa trasmissione. Ci sentiamo alla prossima puntata, amici di Wonder Radio. Ciao, da Pia Paradiso è tutto. Noi vediamo questo progetto come un contenitore in cui tutti possono dare un loro contributo personale. Il connettere le differenze è come un rendere tutti più grandi di quello che sono da soli. Hai un'idea, ce la proponi, ti piace, non sai fare la radio, impariamo insieme. Per entrare a far parte dello staff di Wonder Radio semplicemente bisogna contattarci e avere la voglia e l'idea di fare e di dire qualcosa che potrebbe essere, no, condiviso con le persone che ci ascoltano. E così è avvenuto per diversi di noi. Parlo per esempio per Luigi, siamo venuti in contatto con Luigi tramite l'Unione Italiana Cecchi di Corato. La stessa cosa è avvenuta con alcuni altri ragazzi. Abbiamo contatti con l'Unione Italiana Cecchi del Territorio, quindi Corato, Bari, oppure anche con la Lega del Filo d'Oro. Per esempio Pia e Federica sono venuti a conoscenza di Wonder Radio grazie a Serena, che lavora lì e li ha messi in contatto con la radio. Cosa parliamo? Beh, oggi, visto diciamo queste temperature un po' diciamo favorevoli per l'estate, parliamo di gelato. Come musica oggi abbiamo Io sono Marco, collaboro con Wonder Radio da quando è nata. Ricordo che Annalisa
venne a casa, noi siamo amici da molto tempo, ma proprio da molto, e mi chiese: ti piacerebbe fare radio? E accettai da subito. Avevo bisogno, diciamo, di una cosa che mi permettesse di uscire un po' fuori dal brutto periodo che stavo vivendo, perché stavo perdendo la vista, diciamo, ero quasi diventato non vedente, adesso lo sono. Allora, abbiamo ascoltato quest'ultimo pezzo e adesso noi apparecchiamo la tavola e ci accingiamo per cenare. E ovviamente ci rimandiamo alla prossima puntata, un salutone a tutti quanti. Ricordatevi che Massimo e Luigi vi vogliono bene. Sì, vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook e alla prossima puntata. Ciao! Fare radio per me è una passione, divertirsi, anche socializzare, fare amicizie qui anche all'esterno, spero di proseguirla in un futuro anche. Conduco con Luigi Spaghetti alla chitarra. Questo programma che parla di cucina ci fa sentire bene, ci fa tornare a casa con il sorriso e ci divertiamo tantissimo. Wonder Radio Nostra è possibile perché parla di persone, perché parliamo alle persone e raccontiamo le persone. È un posto dove riconoscersi, è un posto dove stare insieme e condividere i bisogni gli uni degli altri. Wonder Radio Nostra è possibile perché si fa ad occhi chiusi.